La magnifica scultura di Maddalena Penitente, opera di Donatello, ci svela il profondo dramma esistenziale che pervade l'anima di questa discepola di Gesù. Sulla roccia Maddalena si erge in piedi, i suoi piedi nudi a contatto con la terra. Un abito di pelle, legato in vita, avvolge il suo corpo fino alle ginocchia. Le braccia aderiscono al corpo, le mani giunte in un gesto di preghiera. I suoi lunghi capelli, in disordine, cadono sulle spalle e sul petto. Ma è il suo volto scheletrico a catturare l'attenzione, con un'espressione di dolore e contrizione che traspare dalle sue fattezze. Donatello, nel corso della sua lunga carriera, ha adottato stili diversi nella sua arte. Come un vero artista classico, ha tratto ispirazione dalle opere dell'antica Roma. Tuttavia, nella scultura di Maddalena, creata nelle fasi finali della sua vita, ha abbracciato uno stile realistico e quasi espressionista. L'emaciato corpo di Maddalena, scolpito nel legno rigido del pioppo, è un'ode al realismo più intenso. Il volto abbozzato e scavato rivela l'anima tormentata della protagonista. Attraverso il legno, Donatello conferisce alla figura di Maddalena una rigidezza e una secchezza che amplificano il suo stato di sofferenza. Gli esperti d'arte considerano questa opera un autentico capolavoro di naturalismo, un superamento del classicismo che ha caratterizzato le opere precedenti del maestro. E così, con questa straordinaria scultura, Donatello ci guida attraverso un viaggio nella profondità dell'animo umano, svelandoci la struggente bellezza della penitenza di Maddalena.